Sangue sulla strada della Venosta, due centauri morti, il primo schianto mortale avvenuto a Corces, a perdere la vita un 41enne germanico, il secondo incidente mortale avvenuto sulla statale dello Stelvio, vittima un 42enne sempre germanico. Farmaco sospetto, medico fermato in Uzbekistan, protagonista della vicenda, il medico dell'ospedale di Bolzano Norbert Pescosta, insieme a lui anche l'artista Arnold Mario Dallò e lo scrittore austriaco Raoul Schrott, scoperto in valigia un calmante consigliato per chi ha paura del volo, ma non dichiarato all'arrivo. Spaccata al ristorante Tinello di Bolzano, i ladri portano via però solo viveri e vivande, dal magazzino ingenti i danni materiali. Alto Adige in campo, si gioca la Serie B in casa della Pro Vercelli, nulla è perduto, i biancorossi si giocano il tutto per tutto. Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale con la cronaca nera, sangue sulle strade dell'Alto Adige. Questa mattina, poco dopo le 11, sulla statale della Val Venosta, in prossimità di Corces, ha perso la vita un 41enne motociclista germanico. Il centauro stava sorpassando a velocità moderata la coda di auto ferme sulla statale per il traffico intenso, quando un altro motociclista in fase di sorpasso, un 24enne di Prato Stelvio, lo ha tamponato facendolo cadere a terra. Per disgrazia il 41enne è andato a sbattere con violenza contro il cassone di un camion, rompendosi l'osso del collo e morendo praticamente sul posto. Inutili gli immediati soccorsi del personale del 118 per il 41enne germanico. Il 24enne venostano invece è stato trasportato all'ospedale di Silandro con ferite giudicate non gravi. Ed un altro centauro ha perso la vita nel pomeriggio verso le 16 mentre stava viaggiando sulla statale dello Stelvio. Si tratta di un 42enne germanico. E brutta avventura per il medico dell'ospedale di Bolzano Norbert Pescosta e l'artista altoatesino Arnold Mario Dallò, che insieme ad un amico, lo scrittore austriaco Raoul Schrott, sono stati arrestati in Uzbekistan perché avrebbe introdotto nel paese una sostanza psicotropa. Il medico avrebbe avuto in valigia una confezione di Delorazepam, un calmante consigliato per chi ha paura del volo, che però non avrebbe dichiarato al momento dell'ingresso in Uzbekistan per incomprensioni linguistiche. Sia Arnold Mario Dallò che lo scrittore Schrott sono stati rilasciati. Il medico, invece, assistito da un avvocato uzbeko, ha chiesto l'immediata verifica dei medicinali in questione attraverso apposite verifiche. Solo la prossima settimana però il caso verrà trattato dai giudici dell'Uzbekistan. Spaccata al ristorante Tinello di Bolzano, i ladri si sono per così dire accontentati di viveri e vivande, ingenti i danni dovuti allo scasso. Ladri in azione nella notte fra giovedì e venerdì al ristorante Il Tinello di via Conciapelli 38 a Bolzano. Dapprima i malviventi hanno tentato di scardinare la porta principale del locale, non riuscendovi si sono portati nell'area esterna dove oltre a diversi tavoli si accede anche ad un magazzino. Hanno sfondato una piccola finestra riuscendo, non si sa come, vista la misura ridotta dello spazio, ad entrare a far man bassa di vini, liquori e prosciutti crudi. Sono entrati i ladri nel nostro giardino, hanno scassinato la porta d'ingresso, non riuscendoci sono passati nel magazzino che abbiamo esternamente dal ristorante, hanno forzato la finestra, sono riusciti a entrare. Hanno creato un gran casino all'interno del magazzino, dopodiché hanno portato via tutto quello che erano alcolici, dunque grappe, vino, birra, l'assurdo che hanno portato via tre casse di birra, che è più il rumore che fanno portarle via che il resto. E hanno fatto solo danni, diciamo, perché il valore di per sé del materiale rubato, insomma, si aggira intorno ai 1000 euro, niente di più. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, sono venute a fare un sopralluogo, dopodiché hanno chiamato la scientifica che hanno notato che non c'era nessuna impronta digitale di nulla, insomma. Gli anesi dello scasso li hanno lasciati addirittura qui, si vede che sono stati disturbati e, ripeto, è stato un gran danno più che altro per il ristorante di per sé.
Proseguiamo con la cronaca. Un incidente sul lavoro si è verificato verso le 3:40 della scorsa notte alla Hoppe a Sluderno, la filiale della ditta che produce maniglie. Un operaio di 44 anni di Malles, mentre lavorava ad una taglia a lamiere, si è amputato la prima falange del dito indice della mano destra. I colleghi hanno dato subito l'allarme e sul posto si è portata l'ambulanza del 118 di Malles, che ha trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale di Silandro. I rilievi di legge dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Sluderno e di Prato Stelvio. E una ragazza di 24 anni è stata ricoverata all'ospedale di Silandro dopo un incidente che l'ha vista sfortunata protagonista verso le 19 di ieri sulla strada provinciale che collega Glorenza a Malles. In prossimità di un incrocio, sembra a causa di una mancata precedenza, due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio la Golf della 24enne che ha finito la sua corsa, come si vede anche da questa immagine, centrando in pieno la base di un guardrail. Subito soccorsa dal personale della Croce Bianca di Malles, la donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Silandro, così come l'altra automobilista, una 25enne del posto, che ha rimediato ferite lievi. Cambiamo argomento. I rischi connessi all'utilizzo di internet, soprattutto per i ragazzi, sono sempre più elevati e le autorità competenti hanno ormai da tempo dato vita a campagne informative tese a prevenire, perché curare in certi casi può risultare tardivo. In Italia un adolescente su quattro naviga in internet fino a 10 ore al giorno. Sotto i 13 anni uno su cinque ha creato un profilo nei social network mentendo sulla propria età. Spesso i giovani non sono consapevoli dei rischi a cui vanno incontro nel web, dalla pedopornografia online al cyberbullismo, dal furto di identità alle truffe via internet. Se ne è discusso in una conferenza organizzata all'EURAC e intitolata in modo appropriato Rischi reali del mondo virtuale. Appuntamento rivolto in particolare ai ragazzi del biennio delle scuole superiori, soprattutto da parte dei giovani. Infatti, i social network vengono utilizzati proprio per condividere informazioni personali, immagini e video, ma spesso i ragazzi ignorano le conseguenze della perdita del controllo di questi dati. I ragazzi spesso e volentieri si dimenticano, che esiste la privacy, spesso e volentieri quindi pubblicano fotografie, pubblicano video, no? Con contenuti di ogni tipo e video che rappresentano altre persone senza chiedere a queste persone il loro consenso, consenso che invece è necessario. E noi diciamo anche che ottenere questo consenso potrebbe essere molto semplice, basta mandare una mail, no? Su invito della Polizia di Stato alla conferenza è intervenuto anche Massimiliano Frassi, giornalista, scrittore e presidente dell'ONLUS Prometeo, in prima linea in Italia nella lotta alla pedofilia. Oggi l'età media dei bambini abusati in Italia spazia da 0 a 4 anni. L'età si è abbassata drasticamente, anche in internet le immagini più ricercate dai cacciatori, dai predatori di bambini, come li chiamo io, sono immagini di neonati. Dati del Ministero dicono che un bambino su sei è potenzialmente vittima di una grave forma di abuso fisico, sessuale o psicologico, e quindi insieme a questo abbassamento dell'età ci sono dei numeri molto molto importanti e che ci fanno parlare di un'emergenza pedofilia. Dopo l'inaugurazione ufficiale avvenuta giovedì, oggi giornata di porte aperte al nuovo impianto per la produzione e la distribuzione di idrogeno di Bolzano, il primo di questo genere realizzato in Italia. Nonostante la giornata decisamente estiva, in molti hanno scelto di trascorrere alcune ore, invece che in piscina o in montagna, nel nuovo impianto per la produzione e la distribuzione di idrogeno realizzato a Bolzano Sud. L'occasione si è presentata grazie all'iniziativa delle Porte Aperte, voluta proprio per far conoscere ai cittadini questa nuova struttura, la prima del genere realizzata in Italia attraverso una specifica visita guidata che ha visto la presenza anche di alcune classi. Ho portato una classe scolastica oggi in visita perché pensiamo che studiare queste tecnologie del futuro, anche l'energia, i modi di mobilità, per il futuro sia importante, soprattutto che le generazioni nuove, questi ragazzi che ancora non sono diplomati, che lo saranno tra pochi anni, abbiano la prospettiva che ci sono delle soluzioni alternative a quelle che ancora adesso ci sono. Gli esperti hanno stimato che grazie a questo centro si possono risparmiare fino a 1.200.000 kg di emissioni nocive di CO2 all'anno.
L'impianto inoltre ha la possibilità di rifornire i cosiddetti autobus silenziosi, già entrati in funzione sul territorio altoatesino. Diciamo che a livello pratico non c'è nessuna differenza. E guidandolo poi è molto leggero, molto morbido, soffice nei movimenti, nei suoi spostamenti, e devo dire che mi motiva questa cosa qua, mi piace far parte di questo progetto. Tra le sfide del nuovo impianto anche quella di approvvigionare le auto private. Secondo i promotori il centro sarà in grado di rifornire fino a 800 auto a cella di combustione. E rimaniamo in qualche modo in tema, perché anche la Mendola History guarda sempre più all'ambiente. Oltre alla gara di auto storiche, da 3 anni organizza anche una Ecorally. Ha preso il via da Piazza Walter a Bolzano la 2 giorni dell'8ª edizione della Mendola History, l'evento che nel segno della continuità, seppur con una tipologia diversa ma vincente, da 8 anni riesce a richiamare numerosi partecipanti e soprattutto tanti appassionati. Nella centralissima Piazza Walter questa mattina si sono tenute le verifiche sportive e tecniche, mentre nel primo pomeriggio c'è stata la partenza vera e propria di questi gioielli, un evento che guarda sempre più all'ambiente. Cioè, è diverso che andare in un concessionario e vedere una macchina statica e dire vabbè, questa qui risparmia tot, non inquina. No, noi la mettiamo dentro una gara, facciamo vedere qual è l'autonomia di percorrenza e diamo l'importanza che vale per un tipo di alimentazione di questo genere. Per il 3º anno poi viene organizzato l'Eco Rally della Mendola, che ha validità per il campionato del mondo FIA. Tra i partecipanti anche Fuzzi Kofler, in testa alla speciale classifica mondiale, che dalla rombante Porsche è passato ad un'auto elettrica. Io penso che noi andiamo avanti, siamo nel oltre già 2000. Mi sono goduto la Porsche da 25 anni, me lo godo ancora oggi, però adesso che sono le macchine elettriche che vanno veramente bene, 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 hanno anche una bella ripresa e si riesce anche a fare dai 150 a 200 km, e anche piacere a far vedere dell'altra gente come va bene la nuova tecnologia. Questo è della ditta Autotest di Lana, che è l'importatore della Finlandia e che ha un grande successo, perché la gente oggi diventa un po' più verde, l'hanno capito che non inquiniamo più e non c'è puzza, e alla fine quando faccio 150 km di notte, quando metto sulla ricarica, con 1,5 euro vado di nuovo tutta la giornata. Domani, domenica, la partenza della Mendola History è prevista alle 9 dal Safety Park di Vadena, mentre l'arrivo all'hotel Sheraton di Bolzano è previsto intorno alle 13. E ci occupiamo anche di traffico, giornata campale per la viabilità su tutte le principali arterie dell'Alto Adige, con migliaia di turisti in entrata per il ponte di Pentecoste. Particolarmente pesante la situazione sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero. Code e rallentamenti si sono verificati quasi per tutta la giornata tra il confine di Stato e Vipiteno, dove il serpentone di auto ha raggiunto in alcuni casi anche gli 8 chilometri su tutto il tratto compreso tra i caselli di Chiusa e San Michele. Lunghe attese anche al casello di Affi per il traffico diretto al lago di Garda e in prossimità dell'innesto con la A1 a Modena, con code fino a 6 chilometri. Importanti novità nella sanità altoatesina. D'ora in poi sarà possibile prenotare la prima visita specialistica o esami da casa in modo comodo e semplice, con un semplice clic. Nel 2013 le agende di prenotazione erano state unificate a livello provinciale per dermatologia, otorinolaringoiatria, cardiologia e urologia. I lavori per uniformare i reparti interessati dei 7 ospedali altoatesini sono stati ultimati, con ripercussioni positive sull'utenza. Attraverso l'interconnessione delle agende è stato infatti possibile sviluppare anche un sistema per le prenotazioni online. Nel 2013, per quanto riguarda gli ambiti di dermatologia, otorinolaringoiatria, cardiologia e urologia, sono state effettuate circa 80.000 prenotazioni. Se in futuro anche solo una parte di queste verrà effettuata online, ciò significherà una sensibile diminuzione del carico di lavoro per i centri di prenotazione. Abbiamo dovuto contattare tutti i primari di tutta la provincia, di tutti gli ospedali, fare un'analisi organizzativa delle loro attività, definire che tipo di prestazioni offrono, quanto dura la prestazione, qual è il contenuto,
e soprattutto invitarli a pianificare l'organizzazione dei loro reparti non per una settimana ma per dei mesi. Questa è un'enorme modifica del modo di lavorare, chiaramente. A chi intende utilizzare il servizio di prenotazione delle visite online al sito www.asdaa.it/prenotazione online viene chiesto o il codice fiscale o il codice dell'impegnativa. Sono già in corso i lavori per sviluppare ulteriormente il settore prenotazioni. In futuro ci si potrà rivolgere anche alle farmacie. Con i farmacisti stiamo trattando il servizio che dovranno offrire. Per il momento l'intoppo è esclusivamente sul problema della privacy. Mentre se io mi collego direttamente al sistema con il mio computer non c'è questo problema, se invece vado in farmacia a fare la prenotazione ho il problema della privacy, che è un po' complicato ma che risolveremo a breve. Sì. Cambiamo decisamente argomento. A Fiallo Scigliar fino a lunedì è in programma un workshop per clown con la presenza dell'argentina Lila Monti, una delle più note clown del mondo, chiamata ad insegnare alcuni trucchi del mestiere a chi poi deciderà di mettere in pratica gli insegnamenti in case di riposo, asili e strutture ospedaliere. In Alto Adige le persone che decidono di diventare dei clown professionisti sono ancora poche, ma da alcuni anni a questa parte esistono dei corsi di formazione specifici organizzati proprio per permettere a chi vuole intraprendere questa strada di potersi specializzare. Fino al 9 giugno prossimo, ad esempio, nella Casa della Cultura di Fiallo Scigliar è in programma un clown workshop per scoprire attraverso l'argentina Lila Monti i trucchi del mestiere. Perché vogliamo fare un aggiornamento per noi che già siamo sulla strada del clown, il mettersi in un workshop, mettersi in gioco in un workshop, significa uscire dalle schemi che si manifestano nel quotidiano. Allora, l'Accademia del Clown è un corso formativo che teatro propone, ha proposto 4 volte e adesso in agosto partirà il 5° corso. Questo corso ha 350 ore di insegnamento suddivisi in dei blocchi in diverse fine settimane. Come sentito, per gli interessati partirà poi un corso per clown organizzato dall'Associazione Teatro. Tutti i dati sono disponibili all'indirizzo www.teatro.it. Una passione che può diventare anche una professione e può portare soprattutto gioia in diversi luoghi. Nel 2004 ho fatto l'Accademia del Clown e da lì praticamente ho iniziato questo progetto nelle case di riposo a Merano, Bolzano, ad esempio a Merano, posso dire anche il nome della casa di riposo, la Fondazione Picce. E sono tanti anni che andiamo sempre in due e facciamo delle scenette per gli anziani e cerchiamo di renderli anche partecipi a quello che facciamo, no? Tra le fasi più importanti della preparazione di un clown ovviamente vi è quella del trucco e non può mancare il naso rosso. Il clown quando ha il naso entra in un'altra dimensione. Una dimensione che è di fantasia, più fantastica, in cui appunto scopre come le cose, come se fosse la prima volta. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma rimanete con noi perché subito dopo torneremo con il commento di Tony Visentini e con lo sport. Birkhead Shop, Living and Garden Design, per la tua casa, 4 reparti, giardino, arredamento, bricolage, divertimento, d'altissima qualità, naturalmente made in Italy Alto Adige. Birkhead Shop, a Villa Bassa, passione per il legno. Dal 13 al 15 di giugno ti aspettano 6 castelli, con 6 programmi e 6 storie, che si intrecciano una con l'altra, con servizio shuttle da Piazza Walter direttamente al castello. E chi effettuerà il percorso completo avrà la possibilità di vincere un premio. Castel Ronda 2014. Scoprire 6 castelli in 3 giorni. Thank you.
Allora eccoci di nuovo in studio, siamo giunti anche al commento di Toni Visentini, allora sentiamolo. Un saluto a tutti. Chiedo scusa, un leggero pentimento, leggero, però un pentimento. Qualcuno di voi forse ricorderà qualche settimana fa in uno di questi nostri incontri, io dissi delle cose di soddisfazione per quello che la provincia, la giunta provinciale aveva fatto, istituendo un albo di professionisti che potevano presentare il loro curriculum per entrare come responsabili nelle società pubbliche. Dissi allora che era uno strumento per combattere la famigerata lottizzazione, e cioè la presa di potere dei partiti dentro la cosa pubblica, che ha fatto e continua a fare purtroppo tanti guai. Era una bella iniziativa, però adesso un po' sono pentito di averlo detto, perché non è che ha fatto tanta strada, lo ha fatto a livelli più bassi un po', ma quando si arriva a livelli più alti i partiti vogliono sempre mettere le loro zampe su tutto, perché hanno questo interesse, la convinzione che chi lavora per loro nel loro nome sia comunque il migliore perché è un loro iscritto. Ebbene, la polemica è di questi giorni e da noi riguarda il partito italiano più forte, l'unico che conta, il PD, dove stanno litigando fuori e dentro per la candidatura e la nomina di un professore di storia e filosofia, mi pare, come vice presidente della nostra università, e poi di un altro consigliere comunale. Questo professore era un consigliere comunale, un dirigente del partito, e poi di un altro dirigente del partito e consigliere comunale a Bolzano alla presidenza dell'azienda elettrica. Questa cosa ha irritato all'interno altri che non erano d'accordo, ma non si capisce bene se non erano d'accordo o non sono d'accordo perché non sono stati nominati loro, o perché condividono l'idea che i partiti devono mettere il più possibile giù le mani dalla cosa pubblica, e dall'esterno, dalla Fospartai, che dice no, basta, smettetela di lottizzare, cerchiamo di mettere nei posti di responsabilità persone competenti più che persone fidate di partito. Ecco, la cosa sta andando avanti, non sta andando avanti bene, perché mi pare che stia prevalendo comunque questa logica lottizzatoria di partito, ed allora ecco che vi ho detto il mio pentimento per quella soddisfazione che vi avevo espresso qualche settimana fa. Un pentimento in parte, perché comunque quello era un buon inizio, solo che siamo ancora lontani, molto, molto lontani dalla meta. Speriamo in bene. Un saluto a tutti. E allora grazie a Toni Visentini, e ora diamo spazio allo sport. E allora eccoci giunti anche allo sport, apriamo con il calcio, un aggiornamento che riguarda la partita in corso di svolgimento a Vercelli allo stadio Piola, dove si sta giocando il salto in Serie B tra Pro Vercelli e Alto Adige. Il primo tempo è finito sull'1-0 proprio per i biancorossi grazie ad una rete al 16° di Corazza. E la Virtus Don Bosco ha vinto contro il Maia Alta, approdando così in eccellenza. Ieri sera allo stadio Druso si è giocata la finalissima, terminata solo dopo i sofferti calci di rigore. La lotteria dei rigori premia la Virtus Don Bosco, che batte il Maia Alta nello spareggio tra le seconde della promozione e conquista l'ultimo posto valido per il salto in eccellenza. Lo stadio Druso di Bolzano ha portato bene ai rionali della Virtus contro un Maia Alta sorretto dal consueto tifo rumoroso e variopinto, oltre 1.100 gli spettatori presenti. A passare per primi in vantaggio dopo 29 minuti di gioco i meranesi con la rete realizzata da Michael Höller. Nella ripresa il forcing dei Virtussini ha portato al pareggio grazie ad un tiro di Amofà dopo 12 minuti. Santa Chiara su punizione pesca proprio Amofà, che sguscia alle spalle del difensore avversario e con un piattone al volo non da scampo a Wieser.
Da lì in poi la stanchezza si fa sentire e si va ai supplementari con il Maialta che nella seconda frazione c'entra una clamorosa traversa con un bolide di Enne Moser. Un segno del destino che sta per abbattersi sulla squadra di Tainer sotto le spoglie del portierone virtussino Torcasio che para in sequenza il secondo, il terzo e il quarto rigore degli avversari, facendosi così perdonare l'incertezza sul primo gol e regalando a mister Cerone e ai suoi il ritorno nel massimo torneo regionale dopo alcune stagioni di purgatorio in promozione. Tra i protagonisti, come detto, lo straordinario portiere Torcasio. Sicuramente una partita così non si dimentica, una prestazione del genere da parte della squadra non si può dimenticare. Abbiamo dominato per tutta la partita, per tutti i 120 minuti e è giusto questo che è arrivato alla fine, il risultato giusto per quello che abbiamo fatto durante l'anno, ce lo siamo meritati. Un gruppo come questo, un pubblico come questo, una dirigenza che già loro, il loro entusiasmo che portano all'interno dello spogliatoio è un qualcosa di eccezionale nella nostra regione e questo è il ringraziamento che è il minimo che potevamo fare per due persone, Zanin e Obero. Rammarico invece per i giocatori del Maialta. Fa male, però siamo comunque contenti, dai. Alla fine festa meritata per i biancoverdi e per il presidente Robert Oberau. Dopo il San Paolo, dunque, sale in eccellenza anche la Virtus Don Bosco. E calcio protagonista anche all'Internorma Arena dell'ex Righi di Bolzano, dove si è giocato il trofeo internazionale dei fiori. Hanno dovuto fronteggiare anche il gran caldo gli ex professionisti del pallone che si sono ritrovati questo pomeriggio all'Internorm Arena, ex Campo Righi di Bolzano, per partecipare alla 31esima edizione del Trofeo Internazionale dei Fiori. La manifestazione unica nel suo genere in Italia è riservata ad ex calciatori professionisti over 40. In campo si sono sfidati l'Italia Senior, il Chievo, l'Hellas Verona e le Vecchie Glorie. Una bella soddisfazione per il presidente Franco Scomparin delle Vecchie Glorie Calcio. Ma è importante avere una manifestazione così per richiamare un po' anche i giovani che vengono, che vedono certi giocatori che hanno 40, 45, 50 anni, vedono ancora la voglia che hanno di superarsi, di giocare, di voler vincere a tutti i costi e per i giovani è un bel esempio. E per la cronaca diamo anche il risultato finale di questo trofeo dei fiori. Per la finalina, terzo quarto posto, ha vinto il Chievo per 2-0. Nella finale per il primo e secondo posto ha vinto l'Hellas Verona. 4-0 il risultato finale contro l'Italia Master. Dunque a vincere il trofeo l'Hellas Verona. Ed ora spazio alle previsioni meteo. La nostra webcam è puntata sul rifugio Fronza alle Coronelle, dove il pomeriggio è stato ben soleggiato. Tuttavia si sono formati alcuni cumuli che sulle Dolomiti hanno causato alcuni temporali isolati. Durante la notte il cielo sarà in parte attraversato da nuvole ad alta quota. Domani mattina il soleggiamento sarà ampio e solo verso mezzogiorno potranno formarsi alcuni cumuli sulle Dolomiti. Anche nel pomeriggio il tempo si manterrà bello, sulle Dolomiti non è escluso qualche temporale, nel fondovalle le temperature raggiungeranno i 35 gradi. Sulle cime più alte delle Dolomiti e nelle Alpi soffierà un debole vento dal settore nord. Lunedì il tempo sarà soleggiato, sui rilievi si formeranno nuovamente nubi cumuliformi che sulle Dolomiti e sulle Alpi potranno causare qualche temporale locale. Martedì e mercoledì il tempo si manterrà soleggiato e caldo, la tendenza temporale aumenterà gradualmente, soprattutto in montagna, anche se qualche temporale isolato sarà possibile ovunque, accompagnato, in alcuni casi, da raffiche di vento e grandine. Giovedì e venerdì il tempo si manterrà soleggiato e caldo, anche se durante il pomeriggio potranno esserci a tratti violenti temporali, in particolare venerdì. Sabato il sole sorgerà alle 5.22 e tramonterà alle 21.05 e la luna sarà visibile nella prima metà della notte.
E siamo giunti anche al termine di questa edizione. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it, dove potrete trovare i nostri servizi, i nostri telegiornali in diretta streaming e tutti i nostri contatti. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale lunedì di Pentecoste alle 6:40 con la rassegna stampa. Domani, domenica, al posto dei TG invece andrà in onda come sempre il 7 News con i fatti più importanti avvenuti nel corso della settimana. A me non resta altro che ringraziarvi e augurare un buon proseguimento. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 9 giugno, teatro Bis der Tod uns scheidet, Van Doyes di Sotto, ore 18. Film di Bestimmung, stazione Caldaro, ore 20:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige. 2M hoch 2, jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol.